del periodo 2005-2010 ricordo un enorme entusiasmo, una voglia di fare, di spaccare e una gran fatica. E anche un po' di timore di non essere capiti. Comunque i concetti che portavano Marra e Fibra erano forti, erano tutti concetti che nella musica italiana non esistevano. Nel rap sì, italiano, ma non esposto nel contesto, per ritornare alla big picture, no? Quindi quando tu pubblicavi un pezzo come La danza della pioggia, come Cuore di latta, cose per le quali devi avere già una tua preparazione oppure una mentalità completamente aperta, che era quella dei ragazzi più giovani, che non avevano preconcetti, a quel punto è stato molto importante difenderla, questa musica, raccontarla bene, comunicarla bene, non fare la majorette, come dice Marra, la majorette in major, andare a TRL. L'intervista TRL di Marra, abbastanza iconica, abbastanza indimenticabile, lo show di Fibra con la faccia da pagliaccio nella tempesta di Bologna con Cattelan, incuriosito da lui. Ecco, tutti quei momenti sono stati dei gradini fondamentali per creare qualcosa che non c'era, creare un'attenzione sul rap che poi sarebbe stata aumentata da Guè, da Jake, appunto dai Dogo e da tutto quello che è venuto dopo.